Oggi farò questi, li immergo nel cioccolato e sono pronti da gustare. Che goduria! Prendo 280 g di arachidi e le metto nel frullatore. Chiudo e frullo. Ci siamo. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, quindi una granella non troppo fine, mi raccomando. E ora aggiungo i datteri, qui ne ho 15, mi raccomando, senza il nocciolo. Se i vostri datteri sono un po' troppo duri, metteteli in ammollo in acqua calda per circa 10 minuti. Chiudo e frullo di nuovo il tutto. A questo punto, per ammorbidire leggermente il composto, aggiungo anche 2 cucchiai di acqua. Direi che ci siamo. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, quindi come vedete un composto abbastanza morbido e appiccicoso. Diana, ma che cos'è che stiamo combinando oggi? Oggi facciamo una delle mie ricette preferite in assoluto, se fosse per me io li farei tutti i giorni. Ma è dolce o salata questa ricetta, Diana? Non Dolce, vedo l'ora. da acquolina pura. E adesso, come avete visto, io mentre Alessio parlava ho rivestito uno stampo quadrato con carta da forno e adesso andiamo a distribuire il composto all'interno. Questa sarà la nostra base. Con le mani bagnate schiacciamo bene e poi per rendere la base ancora più uniforme prendiamo un bicchiere e schiacciamo con la base del bicchiere. Mettiamo la nostra base da parte e poi, sempre nel frullatore, mettiamo 180 g di burro di arachidi. Questo è fatto in casa, ragazzi. Vero, Questo è Diana? fatto in casa, sì. Beh, Come lo fai tu in casa, Diana? serve intanto soltanto un ingrediente, quindi gli arachidi, un frullatore come questo con le lame a esse e basta. Frullate il tutto per circa 10 minuti finché non si crea una crema, perché le arachidi rilasceranno naturalmente il loro olio. E ora aggiungo 12 datteri, sempre senza il nocciolo, mi raccomando. Chiudo e frullo il tutto. A questo punto, per ammorbidire leggermente l'impasto, aggiungo del latte di soia. Ne Quanto ne aggiungerai, Diana? aggiungiamo 100 grammi. Ci siamo, andiamo a controllare la consistenza e direi che è perfetta. E ora riprendiamo la nostra base e andiamo a distribuire questa bella crema sopra. E quindi con la spatola stendiamo bene questa crema bellissima. E ora prendo circa 80 g di arachidi intere e le cospargo sulla superficie. Schiaccio leggermente le arachidi con le mani e ora mettiamo questo composto nel congelatore per circa 30 minuti. E mentre aspettiamo, prendiamo 200 g di cioccolato fondente e lo tagliamo a pezzi. Quanto è buono il cioccolato, Diana. Lo so. Ragazzi, a quanti di voi piace il cioccolato? Fateci sapere qui sotto nei commenti. E ora ci spostiamo di là ai fornelli. E ora sciogliamo il cioccolato a bagnomaria. Quindi, come vedete, ho messo il cioccolato dentro una ciotola che è appoggiata sulla pentola e sulla base della pentola c'è dell'acqua che sta bollendo. Quindi, in questo modo il cioccolato si scioglierà. A questo punto aggiungo 130 g di latte di soia. Il cioccolato è pronto, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Ci siamo, abbiamo ripreso il nostro composto dal congelatore e adesso non ci resta che andare a ricavare le nostre barrette. Quindi prendiamo un coltello, lo tagliamo prima a metà, poi tagliamo nuovamente a metà. E poi tagliamo le nostre barrette. A me piace farle abbastanza sottili. Ecco, questa è la dimensione ideale. Ora prendo 2 stuzzicadenti e li infilo nella barretta. Come mai inseriamo gli stuzzicadenti, Diana? Perché questi ci aiutano a immergere meglio la nostra barretta nel cioccolato che io ho messo in un bicchiere, come vedete. Ok, poi questa parte la copriamo dopo e adesso mettiamo la barretta qui su una gratella. Con sotto un piatto. Ricopriamo anche questa parte con un cucchiaino. E ora non ci resta che far indurire il cioccolato completamente e quindi io metto le barrette nel congelatore per 20-30 minuti.
Le nostre barrette sono pronte, ma prima di andare a vederle lasciate un mi piace al video, condividetelo anche, mi raccomando, supportateci come solo voi sapete fare. Ed è arrivato il giorno che tutti aspettavamo, perché da oggi potete trovare il nostro nuovo libro Zero Glutine Zero Rinunce in tutte le librerie d'Italia. Vi ricordo che in questo libro potete trovare ricette facili, veloci, alla portata di tutti, alcune si preparano anche proprio in un lampo. Inoltre scoprirete proprio tutti i segreti per preparare pane panificati in casa senza glutine e imparerete anche ad organizzare la vostra alimentazione grazie ad un menu settimanale presente in questo libro che potete scaricare grazie ad un codice QR. Noi vi lasciamo comunque il link qui sotto nei commenti per ordinarlo, però vi ricordiamo che da oggi c'è nelle librerie. Le nostre barrette sono pronte, guardate qui che meraviglia! Wow. Le abbiamo tirate fuori dal congelatore e adesso togliamo gli stuzzicadenti, ovviamente. Vieni, vieni, vi faccio vedere l'interno. Queste saranno golosissime. Assaggio. Mamma mia. Sono come quelli originali.